Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere come si deriva la funzione arco tangente. La regola di derivazione è la seguente, 1 fratto 1 più x alla seconda. Partiamo con un esercizio. 7 arco tangente di x, quindi la derivata è 7, lo ricopio, fratto 1 più x alla seconda. Anche qui è tutto semplice, quindi passiamo subito al difficile, passiamo alla regola della derivata composta. Supponiamo quindi di non avere più arco tangente di x, ma arco tangente di una funzione. La derivata questa volta sarà al denominatore non più 1 più x alla seconda, ma 1 più f di x alla seconda. Quindi la funzione che ho tra parentesi la elevo alla seconda. E al numeratore devo derivare la funzione, quindi f' di x. Vediamolo con un esercizio. Supponiamo di avere una funzione di questo tipo, il primo termine, partiamo come sempre dal denominatore, non devo più mettere 1 più x alla seconda, ma 1 più la funzione alla seconda, quindi e alla x alla seconda. Per la proprietà delle potenze, dire e alla x alla seconda equivale a dire e alla 2x. Poi, al numeratore devo avere la derivata della funzione tra parentesi, quindi la derivata di e alla x è e alla x. Se non ve lo ricordate, vi invito a rivedere il video sulla derivata dell'esponenziale. Secondo termine, quindi, al denominatore devo fare 1 più la funzione alla seconda. Quindi 1 più, ricopio tutta questa robaccia qua, alla seconda. Al numeratore devo derivare la funzione, quindi derivare questo qua. Ricordiamoci che non c'è un 3 davanti, quindi per sicurezza apriamo le parentesi. La derivata di x alla quarta è 4x alla terza, perché 4 lo portate davanti e abbassate di grado. La derivata di meno 2x è meno 2 e la derivata di un numero è 0, quindi finisce così. Ultimo termine. Come sempre partiamo dal denominatore. 1 più la funzione alla seconda, quindi 1 più 2x alla seconda. 2x alla seconda è 4x alla seconda. L'ho scritto tra parentesi perché qua c'era un mezzo e quindi il 2 del denominatore l'ho scritto qua sotto e ho aperto le parentesi. Poi dobbiamo derivare la funzione tra parentesi. La derivata di 2x fa 2. In questo caso 2 si semplifica e quindi qua al numeratore rimane 1. Ora tocca a te. Come sempre gli esercizi dall'1 al 5 sono più facili, mentre dal 6 al 10 più difficili. Piccolo suggerimento, fai attenzione al numero 6. I due termini ti sembrano uguali, in realtà le regole di derivazione sono diverse. E ricordati la sfida. 5 esercizi in 5 minuti. Azione il cronometro. Via! Per oggi è tutto. Se il video ti è stato utile, metti mi piace e lasciami il tuo feedback. Iscriviti al mio canale per non perderti i nuovi contenuti. Io sono Monia Tomassini e il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica, è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Sarà un vero onore per me essere la tua personal trainer negli esercizi e sfidarti ogni volta a fare sempre meglio. Ci vediamo al prossimo episodio.